La nostra azione si sviluppa su due piani. Uno è quello del contrasto alla minuta vendita e quindi anche dello sviluppo della cultura della legalità. L'altro è quello investigativo che prende spunto anche da queste attività per ripercorrere, diciamo, la filiera e per venire così al sequestro, diciamo, dei depositi. Non solo riforniva, vendeva anche chiaramente al pubblico e quindi necessariamente nell'ambito di questa attività di controllo del territorio è stato individuato questo negozio proprio attraverso un'attività appostamento e pedinamento. Da lì sarà eseguita una prima perquisizione, evidentemente, sono stati trovati documenti, elementi che ci hanno consentito di capire dove venivano prodotte queste merci, anzi dove era il magazzino di stoccaggio e quindi anche queste produzioni. Quest'anno abbiamo quasi quintuplicato, diciamo, il numero dei sequestri realizzati in Venezia e provincia. Probabilmente, diciamo, è anche ciò a causa diciamo, della crescita delle presenze turistiche.